Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e all'appuntamento settimanale con il video acquisti. Purtroppo per dei problemini personali non sono riuscito a girarlo ieri e quindi vi beccate un video domenicale, cosa più unica che rara per questo canale. Detto questo, prima di iniziare a vedere che cosa ho acquistato, vi chiedo solo la cortesia di lasciare un like e un'iscrizione al canale. Per voi un gesto completamente gratuito, per me il supporto più grande che mi possiate dare. Ora andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. E come sempre partiamo dalla casa editrice di cui ho acquistato meno volumi. Si tratta di Goen, con un solo volume acquistato ed è L'ultimo viaggio delle ragazze, il sesto volume. Così adesso che ho la serie completa posso mettermi sotto, iniziare a leggere e, ve l'avevo detto, voglio fare un'unica tirata, dopodiché magari su Instagram vi darò un'opinione una volta conclusa di quello che mi è sembrata questa serie e se secondo me vale la pena andare a recuperarla. Dopodiché passiamo a Planet Manga con due volumi acquistati e iniziamo con Fire Force, il numero 31, scusate, e cioè, ragazzi, è un volume pazzesco, veramente, The Fight. La battaglia è iniziata nel corso del volume 30 e andrà a concludersi in questo volume 31. Un volume che mi è piaciuto veramente molto e si capisce anche da alcune frasi all'interno di questo numero che ci stiamo veramente avvicinando alla conclusione. Ormai mancano soltanto 3 numeri. L'altro titolo che ho acquistato di Planet è Shangri-La Frontier, il volume 6 con l'Expansion Pass, che non ho ancora avuto neanche il tempo di aprirlo e quindi lo leggerò poi più avanti. Shangri-La, come ragazzi, è un titolo che mi fa veramente scassare dalle risate ogni tanto. Il volume 5 era finito con una frase particolarmente interessante e quindi sarà sicuramente interessante anche andare a vedere questo volume 6, che cosa conterrà e che cosa succederà. Così almeno vi mostro anche la copertina dell'Expansion Pass e abbiamo qua volume e allegato. Ora spostiamoci in casa J-Pop, direi, con 3 volumi acquistati e iniziamo da Oshinoko, il volume numero 6, un volume molto carino anche qua. Continuano le avventure di Aqua con la fidanzatina e con il suo cercare di capire cosa vuole realmente da questo teatro, da quest'arte a cui si sta approcciando, e mi sta piacendo comunque sempre abbastanza lo sviluppo che hanno gli eventi all'interno di questa serie. L'altro titolo invece è Frieren, il volume numero 9, e non vi nego che quando ho iniziato questo volume mi stavo annoiando. I primi capitoli, fatto fatica ad andare avanti, poi finalmente arriviamo ad un punto dove la storia diventa un pochettino più continuativa rispetto al classico capitolo con l'avventura di Frieren e company, e da lì è tornato a piacermi come i volumi precedenti. Però all'inizio stavo iniziando a dire: non ditemi che è tutto così, vi prego, perché altrimenti non ce la faccio ad andare avanti. E invece si è ripreso bene, devo essere sincero. Ultimo titolo di casa J-Pop è il nostro Blackjack, il nostro chirurgo della morte di Osamu Tezuka, e siamo arrivati al volume numero 11 dei 15 che poi andranno a comporre invece la serie completa. Ora spostiamoci a Star Comics, che è anche l'ultima casa editrice che ho da mostrarvi, e partiamo dall'unico numero in realtà che non ho letto di questa casa editrice, ovvero Sanctuary, per il semplice fatto che l'ho recuperato ieri sera questo numero e quindi devo ancora avere il tempo di leggerlo. Me lo voglio gustare perché Sanctuary è una delle letture che mi piacciono di più dell'ultimo periodo, e quindi ogni volta che c'è il numero nuovo voglio mettermi là molto tranquillo, rilassato, andarmelo a leggere, perché voglio cogliere ogni particolare che viene introdotto all'interno di questa serie. Comunque Sanctuary, ragazzi, come ho detto, è fantastico, andate, recuperatelo, se avete ancora dei dubbi fatelo, perché è una serie che merita veramente tantissimo. Poi andiamo avanti e andiamo con una delle novità di fine dell'anno scorso e che sicuramente sarà una delle letture più piacevoli secondo me di quest'anno, e sto parlando di Trillion Game. Anche il numero 2 ha confermato le aspettative che avevo dopo la lettura del primo, mi sta piacendo tantissimo, i due protagonisti li amo follemente e la storia sta prendendo veramente degli sviluppi interessanti e alterna alcune fasi molto divertenti, perché non puoi far altro che dire:
da dove escono questi due pazzi furiosi e farti anche una risata, ad altri momenti invece dove c'è un po' più di tensione e vuoi cercare di capire come riusciranno a superare quel momento critico a cui si stanno trovando davanti, quindi veramente veramente bello. Poi passiamo a una delusione totale, sono sincero, già anche gli altri numeri non è che mi piacessero, forse a parte il primo, e sto parlando di Noah of the Blood Sea. Ragazzi, ormai lo finisco perché manca un solo numero, ma ogni numero che passa mi annoia abbastanza. Qua abbiamo alcuni approfondimenti su Noah, la bambina che ci viene presentata all'interno di questo titolo, ma comunque non riesce a prendermi. Quindi se cercate una storia sui vampiri e quant'altro, questo titolo non ve lo consiglio. Diciamo che avevo enormi aspettative prima che iniziasse la serie, non vedevo l'ora di leggerla. Tutto quell'hype che avevo inizialmente si è svanito completamente e adesso vi dico che non vedo l'ora invece che finisca, perché non ce la faccio più. L'ultimo titolo che ho da mostrarvi è Record of Ragnarok, il volume numero 13, una figata pazzesca, tamarrissima come sempre. Vabbè, questo non c'è niente da dire su Record of Ragnarok e la sua tamarraggine, però si va a concludere la sfida che avevamo iniziato nei volumi precedenti e ci sono alcuni colpi di scena ed è fatto veramente bene. Cioè anche questa sfida mi è piaciuta parecchio, come l'hanno sviluppata, come è andata a concludersi con questi colpi di scena, appunto, che ad un certo punto dici: caspita, pensavo andasse in un modo, invece stava rischiando di andare in un altro. Bello, 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 insomma. Non vi voglio spoilerare niente, però è un numero che mi ha gasato veramente tanto. E questi, ragazzi, erano tutti gli acquisti che ho fatto durante il corso di questa settimana. Mi raccomando, vi chiedo soltanto di lasciare un like e un'iscrizione al canale. A voi non costa niente, per me è il supporto più grande che mi possiate dare. Se vi va, fatemi anche sapere voi che cosa avete acquistato durante il corso di questa settimana. E in descrizione trovate i link anche per tutti gli altri social, compreso Telegram, a cui, se volete entrare a far parte di quel gruppo, siete sicuramente i benvenuti. Ora io vi mando un abbraccio grandissimo, vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!